Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che sarà un vlog. Ho pensato di farlo su queste due giornate di gara di oggi e domani, che è il 19-20 novembre, stavo dicendo dicembre, e parteciperò sempre alle B100. Oggi saranno fasi consecutive, che io un po' detesto perché l'ultima volta non sono andate benissimo, ma ci proviamo. E domani saranno a tempo. Stiamo andando in maneggio, infatti siamo in macchina. In realtà sono un po' agitata perché diciamo che l'ultimo percorso fasi non è andato benissimo, come già vi avevo detto in due video fa. Infatti mi sono dimenticata un salto perché, come penso saprete, sono 12 salti nelle fasi consecutive. Quindi non lo so, la mia memoria è un po' vacillato, spero non mi tradisca anche oggi, ma direi di no. È stato solo ora, mi ha fatto pensare in realtà che è la prima tappa di un trofeo, il trofeo autunnale, quindi ci sarà molta più gente, molti più partenti, molto più tutto, quindi che anzi, tra l'altro questa e la prossima gara sono molto importanti perché faranno da lezione per le squadre del prossimo concorso, che sarà il regionale a squadre, quindi insomma sarà importante per il mio istruttore valutare. A tra poco. Come facciamo sempre, vero? Sta dormendo? Svegli un pochino, per favore. Le sensazioni? Sensazioni pre-gara. Pasta al pesto com'è? La pasta è buona. La pasta è buona? Mm-hmm. Mi sto cagando addosso. Questo va sul video. Pronta? Pronta o no?
dire, sono troppo agitata. Bravo cavallone. Andiamo adesso alla vincitrice della categoria più 100 di oggi. Sul primo gradino al nostro podio troviamo Chiara D'Angelo, che ha mutato. Brava! Il primo classificato è il premio offerto dal comitato organizzatore. Eccomi qui, siamo tornati a casa e sono distrutta, veramente distrutta. Mi sa che l'influenza che stava accennando ad arrivare è arrivata, e non solo a me, e spero di stare un po' meglio per domani, ma sono contentissima per come è andata la gara. È tardi. In realtà la gara è finita di pomeriggio, ma non so come siamo finiti qua che è tardi. E nulla, abbiamo questa compagnia dolcissima di Crystal, che non si vede perché è nera nell'ombra, si vede il muso bianco. E poi abbiamo Haru. Crystal non era d'accordo, era invidiosa della scena e ha stoppato. Scusa. Vabbè, adesso ceniamo, ci facciamo i sapueddus, giusto? E poi a letto, nonna, perché domani gara ancora e pioverà sicuro. Vabbè. Fa freddo. Buongiorno a tutti. Abbiamo un'influenza. E niente, tutto ok. Ma stiamo andando in gara comunque. Sì, che è andata bene oggi. Siamo andati al concorso. Sì. E abbiamo visto le foto ieri. E sono bellissime, spaziali. Quindi siamo andati a prelevare. Ora andiamo in maneggio a preparare Hobbs. Eccoci qua con il mio groom personale. Ciao amore. E il cavallone, super cavallone. Come stai Hobbs? Sei pronto? Sei pronto? Smettila. Fai il tenerone. No. Qua. Più su, più su. Più su, più su. Lì, lì. Che meraviglia. Basta. Decisi che non gli piace più. Eccomi qua in spogliatoio, ora ci cambiamo insieme. Che bellissimo! Ops.
cos'è che hai vinto? Aspetta, lo leggiamo. Detergente per un aiuto. L'hai detto per la pulizia fa. Del manto e della criniera. Brava, amore mio. Respinge la polvere, ottimo però. Fai vedere l'etichetta così ci danno 1 miliardo di euro. Grazie. Ottimo, perfetto. Aspetta, qualcosa nell'occhio. Ok, allora. Siamo tornati a casa, in realtà è il giorno dopo perché ieri eravamo distrutti. Come avrete visto, non so come, non so perché, sono arrivata prima tutti i 2 giorni. E ora vi mostrerò le coppe, il premio, uno non ce l'ho purtroppo perché l'ho lasciato in maneggio, ma l'avete già visto lo stesso. E insomma, oltre tutto questo abbiamo guadagnato anche l'influenza. Sentite la mia voce. E nulla, questa è la coppa del primo giorno, questa giusto, sì. Ok, e eravamo 14 partenti mi sembra, e la categoria era fasi consecutive. Sono abbastanza soddisfatta di questo percorso, tranne che per 2 distanze che ho sbagliato a intervenire totalmente e ho messo un po' in difficoltà Hobbs, però ovviamente mi ha salvato. E avevo la possibilità di fare 2 girate strette nella seconda fase a tempo e ne ho fatta soltanto una, l'altra ho preferito prenderla più larga ma con un buon galoppo, e siamo riusciti comunque a fare il tempo minore, no, non minore di tutti, no, ho sbagliato. Penso il secondo tempo minore di tutti, però l'altra aveva fatto barriera, quindi insomma, facendo netto sono riuscita ad arrivare prima. Wow. Mentre questa è quella del secondo giorno, che era a tempo. In questa avevo un'ansia pazzesca perché in campo prova il cavallo è inciampato come a Pietra dei Fiori che avete visto nello shorts. Insomma, non è una caduta bellissima. Tra l'altro pioveva fortissimo, faceva un freddo terribile, il cavallo è inciampato appunto, io mi sono spaventata perché sembrava stesse inciampando come quella volta e quindi avevo un po' di stressa in gara. Però sono entrata, ho fatto il mio giro e al secondo, il terzo, per il nervoso, per un po' tutto, stavo tirando dritto, andando su la gabbia che non c'entrava nulla, ma me ne sono accorta appena in tempo e ho fatto alla fine una curva buona per andare sul terzo salto, anche se potevo farla più stretta ovviamente. E nonostante questo, anche se era tempo, comunque avendo un buon galoppo mi sono salvata e ho conquistato ancora una volta il primo posto. E tra l'altro c'erano anche dei premi di selleria per queste 2 gare. Il primo giorno abbiamo conquistato questo sottosella bellissimo, era da un po' che lo cercavamo marrone, lo volevamo marrone io, il cavallo e anche lui. È bellissimo. E poi il secondo giorno, l'avete visto, non ce l'ho, cos'era? Spruzzino per la polvere, perfetto, sponsor di questo video, nonché la selleria che ci ha premiati, Muzzo Selleria, è un negozio che si trova a Palermo e si trova spesso nelle gare in questa zona. Infatti mette giù degli stand con insomma, i loro prodotti. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto e oltre per la compagnia di questi 2 giorni vi ringrazio anche perché stiamo vedendo un successo in quello che stiamo facendo e stiamo crescendo tantissimo in poco tempo. Ricordatevi, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere mi piace, a seguirmi e se vi va di attivare la campanella.